Ciao a tutti e benvenuti alla comparativa delle super sportive 2019 di motociclismo. Il testim è appena arrivato, non con questo furgoncino ovviamente. Questo mezzo però dirà molto a chi ha occhio sul luogo dove ci troviamo. Infatti siamo a Rijeka, una pista mitica che ha visto negli anni 90 la sfida tra campioni del calibro di Kocinski, Reinisch, Vance. E questa volta si sfideranno Meloni, Aliverti, Cucco, Patrini. Sto scherzando ovviamente, questi sono alcuni dei nomi del motociclismo test team che è chiamato a valutare le 7 super sportive più veloci del pianeta. E dato che abbiamo parlato di moto mondiale, quale miglior momento per introdurvi il nome del tester A, il pilota che sarà chiamato a tirare fuori il meglio dalle moto in prova? Si tratta di Fabrizio Lai, persona con grandissima esperienza nel mondo delle corse. Vi presento le sfidanti in ordine alfabetico, non però in ordine alfabetico normale perché sarebbe stato troppo facile, ma quello richiesto dal nostro regista che non è tanto regolare, in ordine quindi per nome della moto. CBR 1000 RRSP Honda, GSX R 1000 R Suzuki, Ninja ZX 10 RR Kawasaki, Panigale V4 S Ducati, R1M Yamaha, RSV4 1100 Factory Aprilia, S1000 RR BMW. All'Automotodrome di Rijeka utilizzeremo il collaudato meccanismo che ci porterà ad eleggere la vincitrice tra le 7 protagoniste. Metà del punteggio finale è assegnato dalla scheda di valutazione che ognuno dei tester compilerà dopo aver provato le moto. L'altra metà è assegnato dai tempi sul giro. Il programma, 2 giorni di pista in esclusiva, tutte le moto gommate con Pirelli Supercorsa SP il primo giorno e Supercorsa SC1 il secondo giorno per aumentare il livello di performance, e abbigliamento Dainese e AGV per tutti i tester. I pneumatici che andremo a utilizzare in questi 2 giorni di prove qui a Rijeka sono per la prima giornata il Supercorsa SP, che è un pneumatico omologato stradale, ma che ha anche una forte vocazione per l'utilizzo in pista. Nel secondo giorno andremo a utilizzare a pari disegno e a pari misura il pneumatico votato per l'utilizzo in pista, quindi la versione come noi la chiamiamo in mescola, quindi con mescola prettamente racing, non omologato per utilizzo stradale. Il consiglio per l'utente è: se vuoi andare in pista, svitare la targa e le frecce, girare e poi tornare a casa rimettendo la targa e le frecce, utilizzi il pneumatico SP. Se invece hai una moto che è già preparata per l'utilizzo in pista, utilizzi la versione SC. Il pneumatico SP è un pneumatico che polivalente, diciamo, che ha il suo utilizzo su strada e il suo utilizzo in pista. Ovviamente, avendo un range di temperatura abbastanza ampio per poter essere utilizzato in queste due situazioni, se utilizzato in pista, quindi con uno stress alto, mostra evidenti limiti di usura, cosa che invece il pneumatico che viene utilizzato solo in circuito non ha, perché ovviamente avendo una mescola dedicata per questo tipo di utilizzo, ha una mescola che lavora in certo range di temperature e di conseguenza anche una resistenza meccanica all'usura superiore.
Kawasaki Ninja ZX10 RR. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, mappature di erogazione, regolazione del freno motore, aiuto per le partenze veloci, ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale. Bella, bella, c'ha un anteriore che è precisissimo, bello, stabile. Che moto! Di serie! Bella moto, anche molto stabile poi in frenata. Serve dappertutto una marcia in meno rispetto alle altre moto, e se come primo approccio questo può risultare ostico perché non conosce la moto, una volta fatta l'abitudine con questo aspetto si impara, e il motore quindi, usando un rapporto in meno, non dà l'impressione di avere meno schiena degli altri, perché non ha meno schiena degli altri, è solo dei rapporti più. Dopodiché la moto ha un gran bel inserimento in curva, un avantreno davvero rassicurante, un bel cambio, frenata performante, non è maneggevolissimo per quello che è il mio parere, però nel complesso è molto facile, ti dà molta sicurezza, e insomma l'idea di usare per tutto un giorno in pista una di queste 1000 ti mette fatica solo a pensarlo, però ecco, con la cava più facilmente che con molte altre moto si potrebbe farlo. Honda CBR 1000RR Fireblade SP. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, mappature di erogazione, regolazione del freno motore, ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale. La Honda è la... facile. Sì, è classico, cioè, usi un SH è uguale. No, è facile, non ce n'è. È il suo punto di forza, la facilità di guida, poi dopo, chiaro, quando ti metti a spingere vorresti più schiena nel motore, eccetera, eccetera, però penso che sia già di base una gran moto, certo. Ma ascolta, ma se avessi più cavalleria magari... Inizierei a dirti, facile. Bisognerebbe fare altre cose oltre al motore, perché la moto così è equilibrata. Però io penso che 20 cavalli in più, no, 20 cavalli in più bisogna iniziare a lavorare anche sulla ciclistica, sicuramente renderla meno, diciamo, comoda, più rigida, eccetera, però a quel punto secondo me vai a perdere anche quella capacità di facilità di guida, però certo. Molto rapida in inserimento curva, non particolarmente maneggevole nelle varianti, forse il motivo sono i manubri stretti, magari c'è anche qualche altra ragione. Motore in alto ha una buona potenza, mentre ai medi ha meno coppia di altre moto. Posizione delle pedane, come tante altre moto stradali, un po' avanzata, si fa fatica a non appendersi ai manubri, e dove si fanno le salite, cambi di direzioni veloci, è un po' un problema, ma vale quasi per tutte le moto. Suzuki GSX-R 1000R. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, mappature di erogazione, aiuto per le partenze veloci, ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale. Forzi la frenata, l'ABS entra e tendi ad arrivare lungo. Però per il resto ha un motore esagerato, eh. Cioè adesso anche qui di conto chilometri io ho visto 2,95. Un bel andare, freno, anche questo. Secondo me lei paga quel cazzo di 10. E devi sacrificare la frenata. Perché poi per il resto la moto è. Sì, si guida bene. Nell'handling è molto bella. Ti porta a frenare forte, ma
più ti porta là e poi più arrivi al limite della frenata, più arrivi alla BS. Bisognerebbe avere un intervento inferiore, sì, sì, quello sì. Avere un controllo solo sulla BS. Esatto, sul davanti, sì. Suzuki bellissima, non ha punti deboli, a parte forse per il mio stile di guida, un po' troppo di freno motore, ma per il resto è super equilibrata, maneggevole, tanto quanto stabile, il motore spinge forte e tende ad alleggerirsi meno davanti se non guidi benissimo, quindi è un po' appendente ai semi manubri, che è cosa che capita agli amatori. E quindi se penso anche a quanto costa, dovessi, non lo so, aspetto a dirlo, ma qua dentro mi è costato veramente, veramente tanto. Yamaha YZF R1M. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, controllo della derapata, mappature di erogazione, aiuto per le partenze veloci, ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale e di serie c'è un sensore GPS con logger per rilevare tempi sul giro e dati di guida. È entrato l'ABS. Ok. E dietro? Se esageri, anche questa lì, niente, non ti fermi, è normale. Quando spingi forte la pecca è sempre quella, su una moto di serie, quella. Però con questa siamo andati forte. E secondo me l'arma segreta, chiamala così, di questa moto è secondo me il motore. È il tiro che ha inizialmente che ti porta fuori facile, no? Da subito. Se altri hai una parte che è un po' neutra, poi dopo hai la spinta maggiore rispetto a questa, ma è successiva dopo. Se c'è qua, quando sei dentro la curva, penso che anche voi usandola vi viene facile, perché quando prendete bene il gas in mano fa, ti porta fuori bene, capito? E alla fine, con tutte, il problema reale è che con l'elettronica, che è chiaramente studiata per la strada, per la sicurezza eccetera, in pista arriviamo, quando le porti al limite è una pecca per un pilota, perché un pilota vuole avere lui il controllo generale della frenata, quindi di conseguenza anche quello che ho riscontrato, come sulla Suzuki, quando vai a frenare forte forte l'ABS non ti sta dietro. Ci vorrebbe una modalità proprio race. Yamaha è la moto più facile per ora, di quelle che ho provato per ora, e per quello che ho guidato fino ad oggi direi in generale. Ti dà tanta sicurezza in tutte le fasi di guida, ha una stabilità in curva anche sugli avvallamenti che altre moto non hanno, una connessione col tra comando del gas e ruota posteriore perfetta e tanta coppia. Queste cose mescolate insieme ti consegnano tra le mani una moto molto efficace, pronti via appena ci sali. BMW S1000RR. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, mappature di erogazione, regolazione del freno motore, aiuto per le partenze veloci, limitatore di velocità, cruise control, ABS cornering, aiuto per le partenze in salita e manopole riscaldabili. Il cambio è elettronico bidirezionale. Dai, in alto e spaventoso. Ha tirato che... esagerato. E 2000 giri della BMW sono quelli su che vanno dai, correggetemi, dai 12 ai 14, giusto? No, vabbè, non è che sto lì tanto a guardare.
sono impressionanti, ha una potenza impressionante, quelle 1000 è quella che ti lascia a bocca aperta sotto quel punto di vista. È una goduria. Cupolino è una pecca invece. Alle alte velocità, passati 2,60, tende a spingere un po' sul casco, quindi senti una carenza aerodinamica, diciamo, proprio dovuta dal cupolino. BMW, quello che colpisce è la maneggevolezza ad alta velocità per via dei cerchi in carbonio. Tanta massa in meno che gira, questo rende la moto veramente maneggevole ad alta velocità. Ha una potenza incredibile e questo, se non sei particolarmente sgamato, un pilota molto esperto, può rendere la moto meno intuitiva rispetto per esempio a una Yamaha R1 che ha meno motore, ti mette meno soggezione, ecco perché questa moto qua va veramente veramente fortissimissimo. Aprilia RSV4 1100 Factory. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, mappature di erogazione, regolazione del freno motore, aiuto per le partenze veloci, limitatore di velocità, cruise control ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale. Ma tanto per cominciare 1100. Cioè, già lì c'è differenza, ma è proprio secondo me a livello progettuale che la moto è gnocca sull'anteriore, molto precisa, e quando sei giù da una parte portarla dall'altra diventa un po' faticoso e macchinoso, però il pilota vuole questo, quando è dentro vuole la stabilità, la facilità di guida, è un compromesso, è sempre lì il discorso. Se vuoi una moto facile da guidare, quando devi spingere diventa meno gestibile, diciamo. Questa ti consente di arrivare a certi livelli, però con un certo tipo di esperienza sulla sella, secondo me, perché è chiaro che un neofita si troverà sicuramente male. La moto va guidata, io lo dico ai piloti che seguo, che vogliono l'anti-wheeling, il traction, eccetera, eccetera, però se tu non la guidi, questi sono aiuti per farti andare più forte. Se non la guidi vai più piano. Gli aiuti ti fanno andare più piano, e secondo me è così, le moto da corsa sono una cosa, le moto da strada sono un'altra. I 100 cm cubici in più rispetto al vecchio motore si sentono lungo tutto l'arco di erogazione, quindi già la moto prima andava forte, aveva anche dei moti. 100 cm cubici in più vuol dire aggiungere a tutto questo una spinta del motore ancora più grintosa a qualunque regime e quindi alzare ancora l'asticella richiesta per guidare questa moto al top. Ducati Panigale V4S Corse. I supporti elettronici di guida includono controllo di trazione, controllo dell'impennata, controllo della derapata, mappature di erogazione, regolazione del freno motore, aiuto per le partenze veloci, ABS cornering. Il cambio è elettronico bidirezionale. Però è una figata, esagerata, troppo bella. Un missile con le ruote, no, è una bomba anche il Ducati 1100, da gusto, ha un tiro il motore, se ti cade l'occhio sulla velocità a volte ti spaventi, dici ma sto andando già così forte, è maneggevole, ha una bella frenata, niente, non si contano grossi problemi su questa moto, anzi è una di quelle moto che da gusto, devi saperlo usare, questo sì. Fa tornare la voglia di correre. Adesso non ho mai amato io particolarmente la Panigale V2. La cosa bella di questa è il giri motore fanno la differenza, secondo me. Da gusto,
il sound è esagerato. Parliamo di una moto con una marmitta di serie poi, È come sentire quasi una moto GP. Il numero di giri è impressionante. Parliamo di un 1100 e ripeto, sono moto che ti lasciano, scendi col sorriso, non ce n'è, sono troppo belle. È sempre aggrappata a terra, è maneggevole. Là, vabbè, io ho questo problema che avrei bisogno di pedali indietro per non appendermi ai manubri, faccio tanta fatica con tutte, Però era tra le più stabili andare su. Bellissima, bella, bella, ha proprio un gusto incredibile. Per me, vabbè, nella mia classifica di cuore la metterò qui. Ma non è solo emozione, cazzo, cioè, è proprio gusto di guida. È gustosa, è bellissima. Il motore ce l'ha sempre quando serve, basso. Bello. Fabri. Allora, un mio amico che ci dà il gas, che doveva venire qua al tuo posto, bene, che si chiama Mattia Pasini, mi ha detto vai a Rijeka che è la pista più bella del mondo. Ho detto, cacchio, addirittura, insomma, al Mugello, eccetera, eccetera. Poi arriviamo qua e effettivamente, a parte l'infrastruttura un po' ancora da ammodernare, però cacchio, la pista da pelo. Raccontacela un po' curva per curva a partire dal rettilineo. Beh, vai, diciamo, prego. Anche che quando siamo arrivati dal furgone si era spaventato un po' lui. Ah, ma cavolo, così quel curvone, sì. Che è stretta, no, stretta. Poi da dentro, vedi... da dentro è un bel parco giochi. Sì. Allora, da curva a curva, niente, rettilineo di partenza. Prima staccata, forse una delle più belle del mondo. Ok, con quale moto arrivi più veloce in fondo al rettilineo? Così, diciamo... Ho visto un 2,96 con la Ducati, ho visto un 2,99 con l'Aprilia, quindi Aprilia Ducati. Cioè 300 non li hai visti, vai avanti. No, ah, non li ho visti, ci ho provato, ho fatto un dritto anche per fare un 300, non ce l'ho fatta. Ok, prima staccata è una staccata in contropendenza con una piccola salita e subito dopo quindi una discesa. Sì. Molto difficile, l'hai visto anche te, è cieca tra virgolette. Sì. Arrivi di sesta, intorno appunto ai 300 all'ora, staccata terza marcia. Sì. Terza marcia, quindi curva a sinistra, quindi in appoggio. Quindi freni piegato un po'. Qual è l'avantreno che ti dà più sicurezza quando sei in quella fase di frenata un po'? In quella fase di frenata ti dico, ho trovato benefici con Kawasaki Aprilia. Kawasaki ha questo avantreno molto stabile, ti dà tanta fiducia. Aprilia è uguale. E giri? Prima curva a sinistra, apertura gas, la fai abbastanza tonda, raddrizzi di terza, pennelli, vai giù a destra, sempre senza, di terza marcia. Senza toccare i freni, poco, perché poco. Lui non tocca mai. No, poco poco. Appena si poco, poco. Con queste nuove moto possiamo modificare il freno motore, quindi ho fatto delle modifiche sia su Ducati che su BMW. Ho voluto più freno motore per evitare di utilizzare tanto il freno anteriore, ma pelarlo e utilizzare il freno posteriore, il freno motore per portarti dentro, anche perché è una curva poi che fai a una certa velocità, certo. Questa di terza, se ti pianti dentro col freno, sì. La tiri su. Ma tutto sto ferro di cavallone, tutto in percorrenza, tutto di terza. Sì. Con qual è che scorri più veloce? Qual è la moto? Allora, devo dire la verità, mi sono trovato molto bene in percorrenza con sia con Ducati che con Aprilia. Anche Kawasaki ha da dire la sua, però in questo punto tra curva e curva, ad esempio, secondo me la Yamaha è quella che aiuta tanto. Sì. Con questo motore, con questo tiro sotto, è molto semplice da curva a curva, guadagni tanto proprio nella prima parte di accelerazione, anche se poi di percorrenza secondo me siamo lì. Ti sembra di andare più forte, ma in realtà la percorrenza è molto simile, sì. Tornantino, secondo o terza? Perché qui tutti i tester e chi la seconda, chi la terza. No, assolutamente seconda, perché allora di terza ti pieghi, sì. Inizi a girare. Stai piegato girare, a lungo. Quando la tiri su sei intorno agli 8000 giri. Il motore non ha la forza di portarti alla variante sotto, quindi conviene usare la seconda per due motivi, perché ci arrivi con lo slancio di terza,
usi la seconda, freni, usi il freno motore per tornare indietro e a un certo punto poi spigoli e scarichi giù la seconda. E chi è che scarica meglio da qua a qua? Chi è che ha più trazione? Io ce l'ho una favorita. Te ce l'hai? Allora sì. Io ti dico... da qua a qua ce n'è una proprio che... Ciao. Sì? Secondo me sì. Allora, da lì a lì... Vabbè, io dico Yamaha. No. Da qui a qui. No, la Yamaha è una delle migliori, però se ti devo fare una classifica lì, ti dico Ducati, Aprilia, Yamaha. Ducati, Aprilia, Yamaha. Seconda, terza, sì. Quel punto. Ti credo, perché hai girato in 30-0, ti credo. Poi giù S in discesa. Tutto di terza, pulito, di terza. Non serve aggredire. Discesa che qua non vedi il cordolo interno, quindi devi impararla bene la pista. Qui va in appoggio. Molto bella anche questa, in accelerazione, tutto terza. Sì. Qua hai visto le virgole di terza, vero? Bello. Le ho viste, tutto non, non so se le ho fatte, ma le ho viste. Le ho viste io che le hai fatte. Seconda, qualche volta si può utilizzare. Qua si può utilizzare. Sì. Ma ascolta, tutto sto serpentone di S, di maneggevolezza, qual è quella che ti è piaciuta di più? Nei cambi di direzione, devo dire la verità, la più maneggevole del gruppo mi è sembrata la Honda. Non è male anche la Suzuki e la BMW, devo dire la verità. Sono meno impegnative in quei punti lì, in questo budello. Sì. Da cui esci senza vedere niente, qui in quarta. Arrivi sotto, terza. Di appoggio, terza, accelerazione, prima di inserire quarta, non bisogna chiudere tutto il gas, ma farla tenere il gas puntato, perché qua sulla moto non sembra, ma in realtà è una bella salita. Nel momento in cui chiudi hai già perso 2-3 decimi, così come ridere. Quarta, non vedi il cordolo interno, devi saper bene dove mettere le ruote nel cordolo interno di destra e nel cambio di direzione sapere come girare la moto e aprire il gas. Spingere sulle pedane, portarsi avanti col corpo. Se stai seduto vieni fuori con l'avantreno che ti bala, non accelere più. Poi intervengono tutti i controlli, eccetera, non fai strada. E poi ti spari su sto lungo rettilineo. Qua, quarta, quinta, sesta. Con alcune. Ah. Con Ducati e Aprilia. Ducati e Aprilia. Con le altre puoi utilizzare tutta la quinta, esatto. Arrivi giù. Io ho visto con l'Aprilia Ducati 280 all'ora, con le altre siamo intorno ai 270, ecco. Ok. Gran staccata. Questa è violenta. Qua ti diverti, hai una bella via di fuga, quindi. Ma gli ABS lì in frenata, qual è che ti è piaciuta di più e quali sono gli ABS che ti hanno un po' infastidito? Ecco, la migliore, secondo me, abbiamo Ducati, Aprilia. Puoi frenare molto forte, anche con la Kawasaki. Le altre iniziano, ho avuto due problemini con Suzuki, un po' Yamaha. Suzuki Yamaha, c'hanno l'ABS anche regolato al minimo, almeno invasivo. Però queste sono moto tutte che ti portano a voler frenare forte, perché hanno una buonissima stabilità, delle sospensioni che con tutti i vari mod di centralina sono già studiate per la pista, quindi race, diciamo, ti invogliano a frenare forte, ti invogliano tanto, però sono sempre sistemi di sicurezza, quindi quando hai gomme come quelle che abbiamo usato con una spinta dal posteriore, con una mescola importante sul posteriore che spinge, tu freni, poi ti dice non ci stiamo dentro e interviene questo ABS che fa il lungo poi, perché quando interviene poi l'ABS ti porta ad andare completamente fuori traiettoria. Non riesce a portarla dentro. Poi questo ragazzo quasi 29 fa Rijeka, va di fretta. Grazie Fabri. Qua bellissimo, Ah, non hai finito? Finito il giro? Tu tagliavi, ma se non tagli qua... No, allora, esci tagliavo qui. Quando la centralina mi tagliava e tu acceleravi e la mia doveva recuperare. Doveva recuperare. Allora, quinta, sesta, ti lanci giù e parliamoci chiaro, con i 2100 vai come una lista. Sì, è fantastico. È una pista questa dove ti godi le super sportive. Sì. Sì. Torneremo con te. Grazie Fabri. Ciao. Piano, che sono infortunato. È tutto rotto. Siamo nella parte finale del circuito di Rijeka, una pista davvero da pelo.
Questo è un curvone che si fa in quinta marcia a tutto gas, con la moto che inizia a oscillare portandoti verso l'esterno, ma tu devi tenere aperto se vuoi fare il tempo sul giro, è una roba da brivido. E la moto ti spara dritto per dritto sotto il traguardo. E qui, in questo punto, si conclude la nostra comparativa. I tester hanno compilato le schede di valutazione, abbiamo rilevato i tempi con la nostra strumentazione Logger GPS a 10 Hz. Le schede di valutazione, come sempre, sono divise in due parti, una parte più analitica, nella quale il test team assegna dei voti da 1 a 10 a varie voci di valutazione, dall'altra parte invece la classifica di cuore, più vicina a quello che è il lato emozionale della guida in pista, che forse è quella, lasciatemi dire, più veritiera, perché i tester semplicemente si chiedono quale moto vorremmo per una giornata in pista tra tutte le protagoniste a disposizione. Ma voi volete sapere chi ha vinto e io non voglio farvi aspettare altro tempo. Ducati Panigale V4S, la vincitrice della comparativa delle super sportive 2019 di motociclismo. Al secondo posto l'Aprilia RSV4 1100, forte delle sue alette in carbonio. All'altro estremo del podio, all'estremo oriente del podio, l'R1M, regina delle nostre ultime comparative, che si è difesa alla grande anche quest'anno.